esiste un torto e nemmeno una ragione. Ci stiamo già arricchendo se c'è la tua opinione. La sola verità che il calcio può segnare è quella dei tifosi che possono parlare. Sorrisi e pallone, la voce dei tifosi. Sorrisi e pallone, che grida la passione. Sorrisi e pallone, e Napoli nel cuore. Sorrisi e pallone, che ci rende orgogliosi. Buonasera, gentili ascoltatori, amiche ed amici sportivi di Capri Event. Eccoci qua per un'altra ora di sport, fino alle 20, tutto in diretta, è mercoledì ed è il 14 di novembre. Al mio fianco, Maria Grazia De Chiara, www.pianetazzurro.it. Come ogni mercoledì, siamo, diciamo così, voliamo sul pianeta azzurro del web. Ciao Bruno e buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera a Gerardo Tucci, il nostro matador in regia, insieme al magnifico Gianni Orefice. È giornata di amichevoli nazionali, ci sono tanti calciatori del Napoli in giro per tutto il mondo. Anzi, vi diamo subito un aggiornamento perché alle 17.30 è partita la amichevole Repubblica Ceca-Slovacchia. La Slovacchia di Marek Hamšík sta perdendo 2-0 e siamo nel secondo tempo. Alle 18 è partita invece Arabia Saudita-Argentina, con Fernandez in campo ma Campagnaro in panchina. Quindi una bella sorpresa, non se l'aspettava Campagnaro, che non è assolutamente in forma nell'ultimo periodo, l'ha dimostrato anche domenica a Genova. Alle 18.15 Tunisia-Svizzera, è iniziata dunque ed è già finito il primo tempo. Hiller e Gemaili in campo e non Berami, con Hiller che ha anche sbagliato un calcio di rigore. E poi alle 20, subito dopo Sorrisi e Palloni, Cile-Serbia con protagonista, speriamo, Vargas. Alle 20.45 Italia-Francia con protagonista dal primo minuto Cristian Maggio, speriamo gli possa servire per riprendere minuti e testa. De Santis in panca. Alle 20.45 Polonia-Uruguay con il matador Cavani, che certamente sarà titolare ma non giocherà come prima punta, esterno destro ormai si è fissato Tabárez. Pandev, Zuniga ed Insigne non sono partiti, sapete, per gli infortuni Pandev ha preferito non rispondere alla convocazione, la stessa cosa lo ha fatto Zuniga perché sta recuperando. Insigne invece ha lasciato il ritiro della nazionale ieri da Siena, non ha giocato l'amichevole contro la Spagna e si sta allenando, però sta facendo delle terapie. Dacas e Volturno ci dicono ancora terapie per Pandev e per Insigne. Parto proprio con questo argomento, Maria Grazia dichiara un ballottaggio per sabato sera contro il Milan, un ballottaggio che arriverà dall'infermeria. Un ballottaggio e non che... dal campo. No, infatti, effettivamente è così, purtroppo è così. Guarda, un ballottaggio dall'infermeria, però diciamo che Insigne è come se avesse sicuramente molte più possibilità rispetto a Pandev, anche perché comunque il suo agente ha dichiarato che il proprio assistito ci sarà quasi sicuramente contro il Milan, quindi diciamo che possiamo dormire sonni tranquilli, almeno per il momento. Anche perché l'Insigne, però, visto a Genova, insomma, lascia presagire nel suo stadio, in una notte magica, una prestazione certamente da incorniciare. Ce lo auguriamo, glielo auguriamo, ma sì, sì, secondo me è da aspettarcelo. Sì, sì, sì. Io ad esempio mi aspetto molto una valida prestazione da parte di questo ragazzo. Noi ormai conosciamo le sue indiscusse qualità, il suo talento. Ha semplicemente bisogno di giocare di più, ovviamente di avere maggiori spazi. È vero che purtroppo predominano sempre ancora queste gerarchie, magari forse anche per un certo equilibrio nello spogliatoio, però c'è da dire che per me, almeno per me, le gerarchie si devono soprattutto basare su chi è più in forma in quel momento, e sicuramente Insigne può conferire o comunque può dare maggiori garanzie rispetto a Pandev, che in un periodo purtroppo di estremo calo. Quindi, con il contributo della nostra regia, farei scorrere tre immagini che sono il simbolo di Napoli-Milan di sabato sera. L'immagine di Ibrahimovic, che era il simbolo del Milan, che per nostra fortuna non c'è più, Zlatan Ibrahimovic. Ci dispiace tantissimo. Tra l'altro protagonista di una zuffa in campo proprio in un Napoli-Milan, se non ricordo male, l'anno scorso. Sì, 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 con Aronica. Sì, sì. E la vediamo tra poco. E poi l'immagine di Ezechiel Lavezzi. Era Napoli-Milan di Ibrahimovic e di Lavezzi. Eccolo qua, Zlatan Ibrahimovic, la zuffa con Aronica. Era la sua partita, quella dell'anno scorso. Era la partita anche di Lavezzi, se riusciamo a farla vedere agli amici da casa. Eccola qui. E invece la terza immagine, che è proprio il simbolo, se vogliamo, del Napoli-Milan targato 17-11-12, 17 novembre 2012, è quella dei due giovani, Lorenzo Insigne e Stefan
El Shaarawy. Sarà la loro partita, eccolo qui Lorenzo Insigne, sarà la loro partita, cara Maria Grazia De Chiara. Il simbolo di questi due giovani è che il calcio italiano è cambiato. Sì, il calcio italiano è cambiato, ma perché è cambiato? Perché adesso si vuole cercare di dare un poco più di fiducia ai giovani. Prima era molto difficile fare questo, comunque si tendeva solo ed esclusivamente a basarsi sull'esperienza e ovviamente diciamo che l'esperienza era più un elemento importante, però diciamo che il passare degli anni, l'avanzare comunque dell'età, diciamo l'aspetto anagrafico era sicuramente molto più importante rispetto magari alla stessa qualità di questi giovani. Adesso devo essere sincera, vedo comunque un calcio sicuramente cambiato perché si cerca ovviamente di dare comunque maggiore sicurezza e soprattutto maggiore spazio a questi ragazzi e poi alla fine dei conti bisogna pesare non tanto l'ambito anagrafico quanto più la qualità, il talento. Certo. Perciò quindi e Insigne ne ha tantissimo. El Shaarawy è il capocannoniere della Serie A insieme al nostro Matador e sì, al principe Milito, quindi di qualità ce n'è tantissima. Tantissima. E poi può essere anche un aggancio importante, un veicolo importante per vendere il calcio italiano, perché il calcio italiano sì, purtroppo scommessopoli, passaportopoli, tutto quello che sta succedendo la anche marasma proprio completo, scommessopoli eccetera, mogiopoli, non ha vissuto anni felici, è stato un po' screditato a livello internazionale e quando viene screditato un prodotto poi diventa meno vendibile, acquista meno valore, minor prezzo. Sì. Possiamo dire il campionato italiano non è più il campionato delle passerelle, non vengono più qui a fare le star, sanno che non possono più guadagnare tantissimo, vanno in Spagna o in Inghilterra, qui devono venire per farsi le ossa, per giocare, per rifarsi un nome, per rifarsi una carriera, perché ci sono anche meno soldi che girano. Sicuramente, però la cosa che a me dispiace è che molto spesso questi ragazzi non ce li sappiamo tenere. Quello è il problema. Secondo te dove? Perché non ce li sappiamo tenere? Molto probabilmente perché comunque loro vorrebbero avere più spazio. Allora, è un po' un controsenso, c'è un po' una contraddizione in questo calcio italiano, perché è come se si volesse puntare sui giovani, anche ad esempio i vari presidenti delle società, comunque ammettono, no è vero, noi abbiamo bisogno di ringiovanire il nostro calcio, abbiamo bisogno di esperienza sul campo, però contemporaneamente del talento e della freschezza però del ragazzo, però poi dopo quando si tratta magari di dare un certo tipo di spazio diciamo che si è un po' più resti a fare questo, forse però stai andando sul Napoli. Se non fare questo diciamo discorso, che è un riferimento puramente casuale al Napoli, però c'è da dire che succede purtroppo in parecchie squadre italiane. A me questo dispiace molto perché poi giustamente il ragazzo è vero che deve fare la gavetta, però come la fa la gavetta stando in panchina? Ha bisogno comunque di una certa continuità di gioco e magari si nota che le società europee tendono a scommettere di più su questi ragazzi rispetto a quelle italiane, forse perché magari anche le piazze italiane sono un poco più esigenti, perché comunque vogliono dei risultati subito e quindi basta che magari il primo pallone toccato dal ragazzo non va da segno che immediatamente incominciano tutti i mugugni. Meno coraggio e più pressione. Sì, ma poi non solo. Io noto che comunque è come se ci fosse magari un po' di pazienza in più all'estero. Più tranquillità, ecco. Invece adesso ci sono troppe pressioni nel nostro calcio, forse per l'ansia da prestazione, ma soprattutto da risultato. Si vuole cercare di fare risultato subito. Ne continueremo a parlare tra pochissimo, magari anche con il vostro intervento allo 0817755477 al telefono oppure sul gruppo Facebook Sorrisi e Palloni, la voce dei tifosi in radio e in TV. Vi aggiorneremo anche sulle amichevoli dei Nazio Napoli stasera alle 20.45 Italia-Francia. Prima però di fare l'interruzione pubblicitaria voglio ricordarvi che Sorrisi e Palloni vi può portare allo stadio gratis a vedere Napoli-Pescara domenica 2 dicembre, domenica alle 12.30 contro il Pescara. I biglietti ve li offre Macron di Torre del Greco, l'impero dello sport, via Falanga, il negozio che è affiliato con Sorrisi e Palloni, con Terzo Tempo e anche con Napoli Calcio Live, vi dà la possibilità anche di comprarli i biglietti, quindi sono prenotabili anche, molto spesso ci sono molti amici da Torre del Greco che non sanno dove comprarli o vanno a Portici, o vanno... Ecco, a Torre del Greco c'è un punto dove li potete comprare ed è proprio il Macron by l'impero dello sport in via Falanga che offre anche un biglietto per Napoli-Pescara. Ma chi? Come si fa a vincere il biglietto per Napoli-Pescara? Guardate questo quiz e poi fiondatevi al computer a scriverci a terzotempo271@gmail.com.
Di quale partita si tratta? In che anno è stata giocata? Come è finita? E quali sono i marcatori? Scriveteci a terzotempo271@gmail.com. Tutte le risposte corrette saranno in diretta con noi la domenica nel post partita e tra di voi una sola persona se ne andrà gratis allo stadio. Questa settimana in palio i biglietti di Napoli-Pescara, partita in programma domenica 2 dicembre alle 12.30 allo stadio San Paolo. Sei pronto? Sfida gli altri, prova ad andare gratis allo stadio. Eccoci qui in diretta qui su Capri Event per parlare del nostro Napoli. Cara Maria Grazia De Chiara, ha parlato anche Franco Baresi nella settimana di Napoli-Milan e ha detto delle cose molto interessanti, perché Franco Baresi intanto ha parlato di Cavani, ha detto un attaccante così ai miei tempi non c'era, gli attaccanti ai miei tempi non si muovevano così tanto, non facevano tutto questo movimento e francamente Franco Baresi ha detto, Frank giustamente non potevi dire ovvio, okay. Quindi non saprei come marcarlo. Sì, e ha ragione. È cambiato il calcio anche dagli anni 80-90 ad oggi, c'è molta più fisicità in campo oltre che tecnica. Sì, ma non solo, c'è molta più presenza in vari punti del campo da parte dei giocatori. Però io voglio sottolineare comunque una cosa. Cavani è un giocatore fuori dal comune, perché se andiamo vedendo non tutti gli attaccanti si spostano come si sposta lui. Cavani diciamo che è come se fosse un po' un'eccezione che conferma la regola, perché in realtà è come se avesse una tale duttilità tecnica e soprattutto tattica che si sposta ovunque sul campo, può fare tra virgolette da centrocampista, va a ripiegare in difesa, di punto in bianco, ma in pochissimi minuti te lo trovi in attacco, cioè pronto a sbucare. Quindi imposta, c'è da dire che imposta anche sì. No, ma il Cavani, vabbè, è un giocatore comunque fuori dal comune, un giocatore straordinario. Noi ad esempio in precedenza abbiamo anche fatto, diciamo, quel parallelismo con Falcao, però parliamoci chiaro, per me, per come vedo comunque i due giocatori, anche perché Falcao lo conosco molto bene, lo seguo da anni, posso dire che addirittura Cavani possiede qualcosina in più, perché mentre ad esempio Falcao ha tutto un gioco dietro, proteso ovviamente alla sua azione, però non è che te lo trovi proprio ovunque. Invece ad esempio è molto spesso Cavani ad andarsi a prendere la palla. Questo quindi è molto generoso sì, come calciatore. Sì, ma Franco Baresi ha detto, se io dovessi strappare, rubare qualcuno al Napoli, non ruberei Cavani. Ma sai chi? No, non so. Sta giocando in queste ore. Amsic? Marek Amsic. Ah. Perché Marek Amsic attacca, difende, ragiona sì. E ha il carattere e la personalità del campione. Perché fondamentalmente... Detto da Franco Baresi penso che sia un grandissimo complimento, assolutamente. Allora, Amsic è un centrocampista, però è un centrocampista che sa andare in gol e soprattutto che ha un fiuto del gol pazzesco. Si è visto comunque con il numero cioè, di gol che ha fatto nella sua carriera, soprattutto qui al Napoli. E quindi, cioè, ad esempio, abbiamo notato che Amsic confeziona comunque degli assist. Amsic comunque c'è davanti alla porta, è micidiale. Quindi c'è da dire che Amsic poi soprattutto fa molto lavoro sporco dietro, io ho notato questo, quindi io da un lato condivido l'affermazione di Baresi, l'unica cosa che ad esempio mi è sempre un po' dispiaciuta di Amsic è che fosse un po' più discontinuo nel rendimento rispetto agli altri, tipo ad esempio il girone d'andata era pimpante, frizzante, nel girone di ritorno lo incominciavi a vedere un poco più calante, però ma quest'anno c'è da dire, mi sembra che sia mancato. Sì. Sia più continuo. Sì, infatti ho notato questo, quest'anno è molto più continuo. Allora a questo punto mi viene da pensare, e lo dico da, diciamo, non ex fan di Lavezzi, assolutamente, però Lavezzi era ad esempio un mio pupillo, lo devo dire, mi piaceva molto la sua qualità di gioco e soprattutto il suo modo di giocare, però nonostante questo devo dire, ma forse, e a questo punto pongo anche una domanda, ma forse non è potuto dipendere dall'assenza di Lavezzi, che quindi gli consente di spaziare maggiormente, di avere un ruolo più suo? Insomma, senza di Lavezzi quindi, ha fatto bene al Napoli, no? C'è purtroppo ordine, a malincuore esploso, Insigne può crescere, purtroppo Cavani sembra lo stesso,
Barisic ha più continuità. Sì, più continuità di gioco. E a proposito di continuità, Barisic, che ne ha vinti gli scudetti, ha detto: è proprio quello il segreto per vincere uno scudetto, c'è bisogno di continuità. Cioè, di avere, intanto io ringrazio la straordinaria regia che ogni tanto ci mostra anche le immagini dei nostri argomenti, di avere meno sbalzi di rendimento. Napoli ce l'ha avuto uno sbalzo di rendimento, diciamoci la verità. Sì, assolutamente. Ora, più di sbalzi, può puntare a qualcosa di importante. Sì. Se dovesse capitare un altro periodo come quello quando non c'è stato Cavani, da cui siamo usciti proprio con la vittoria col Danipro. Insomma, poi questa cosa però è anche un po' contraddittoria, perché sì, perché ad esempio generalmente si era riuscito a fare bene anche senza Cavani, ad andare in gol anche senza Cavani. Ah, è vero, nelle partite. Sì, assolutamente sì, però cosa strana, si è risentito molto dell'assenza di Cavani in quest'ultimo periodo e infatti si è visto comunque un Napoli completamente altalenante. Io mi auguro che non succeda più questo, perché altrimenti poi dopo si perderebbero altri punti in campionato inutilmente e poi dopo ci sarebbe comunque un certo divario che si verrebbe a creare con le altre squadre, ovviamente. Io qui intendo soprattutto l'Inter, la Juventus e perché no anche la Fiorentina. La Fiorentina ad esempio ha le calcagna del Napoli, stiamo attenti anche a questa. Sì, stiamo attenti anche a questa squadra. La Fiorentina che ha vinto a Milano proprio contro la nostra prossima avversaria senza Jovetic. Sì. Sì, ma comunque c'è da dire che ha un tecnico straordinario la Fiorentina, è un tecnico giovane, ecco la cosa del calcio italiano che sta cambiando, perché non è che sta cambiando soltanto nel cercare di... Non si dà tanta fiducia ai giovani, però si vuole il giovane nel proprio organico. Non è soltanto un fatto di calciatori, è anche un fatto di tecnici, cioè noi stiamo notando Stramaccioni con l'Inter, Montella con la Fiorentina. Adesso è come se si incominciasse a dare più fiducia Angelo anche al Alessio. Tecnico giovane. Sto scherzando. No. Però diciamo che Conte comunque giovane. Conte, sì, adesso sì, 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 assolutamente, sì, bisogna comunque dare a Cesare quel che è di Cesare, i giusti meriti, però mi riferisco soprattutto a Stramaccioni e comunque a Montella che si stanno rivelando le rivelazioni da un punto di vista tecnico e quindi di allenatori del campionato. Ha parlato anche Platini, abbiamo anche l'immagine di Michel Platini, capo UEFA, bandiera della Juventus 82-87, tre volte pallone d'oro, Michel Platini che poi interruppe a sorpresa la carriera nell'87 e eccolo qui, Michel Platini sorridente, qui ha detto tante cose al Corriere dello Sport, ma davvero molto interessanti. Scudetto è questione solo di Juventus, lui è convintissimo che il Napoli non possa dare più di tanto fastidio, tutto può succedere, ma è della Juventus. No all'amo viola e De Laurentiis straordinario perché ha ridato ribalta al calcio napoletano. E poi ha parlato anche di Maradona, ha detto che piacerebbe vederlo sulla panchina del Napoli, beh lì si accenderebbe una città intera. Vabbè, vedere Maradona a Napoli nuovamente, diciamo che è quello che sta aspettando da tempo la piazza napoletana. Non so fino a che punto stia aspettando. Sì, anche il fisco lo sta aspettando purtroppo. Infatti chissà tra quanto lo rivedremo Maradona, però c'è da dire che comunque la piazza napoletana lo sta aspettando, magari non obbligatoriamente sulla panchina, forse perché dovrebbe maturare un poco più di esperienza. Io l'ho visto comunque con l'Argentina e non è che mi desse proprio grandi garanzie, quindi secondo me ha bisogno comunque, grande giocatore, no, grandissimo, assolutamente, però si discuterebbe mai come tecnico alla... Sì, magari a me la cosa che potrebbe dispiacere è soltanto se poi dopo fosse contestato in virtù ovviamente di quello che farebbe a Napoli come tecnico. Però per quanto riguarda ad esempio queste dichiarazioni che ha rilasciato Platini, guarda, devo essere sincera, dichiarazioni positive nei confronti di De Laurentiis, sicuramente ha ragione perché ha dato ribalta al calcio napoletano, perché comunque è stato molto innovativo, è un presidente comunque ricco di idee, ha anticipato i tempi, però non lo so, strano, cioè, forse si è ravveduto su De Laurentiis, perché comunque ricordo che ci sono sempre stati dei battibecchi tra lui e il presidente, quindi però se lui comunque ha rilasciato questa dichiarazione, l'unica cosa ad esempio che non condivido è un diplomatico, non poteva dire poi certo, i panni sporchi si lavano su Twitter secondo noi in famiglia sicuramente, però diciamo un po' più di schiettezza non guasta mai, magari sempre entro il limite. E questo no alla moviola, questo no alla moviola, diciamolo anche agli amici da casa, questo no alla moviola potrebbe, ecco, lui sta difendendo questo, sì, gli arbitri, il materiale umano va difeso sempre, però gli errori di quest'anno del campionato italiano
Lui ha detto Blatter ha interesse a installare gli occhi di Falco perché costeranno 35 milioni di euro e il 5% verrà incassato dalla FIFA. Insomma, sì, giro di soldi sicuramente, però si può migliorare, si può migliorare. Sì, e se si può migliorare, perché non spendere, non investire, se il calcio è ormai show business? Ma anche per un'altra motivazione, perché il calcio sta incominciando a scemare, soprattutto agli occhi del tifoso. Brava, perde credibilità. Sì, perde credibilità, soprattutto purtroppo il calcio italiano, devo essere onesta, sto notando che sta perdendo una credibilità assoluta, ma per quale motivazione? Proprio per gli errori. Io non metto in dubbio che gli esseri umani sbagliano, tranquillamente, quindi non metto in dubbio che magari un arbitro possa sbagliare, però vedere più errori in più partite, anche errori che possono determinare il risultato di una gara, ma certe volte addirittura per il perpetuarsi di questi errori il risultato di un campionato. Giustamente il tifoso spende i soldi, spendendo i soldi, cioè vuole comunque non vedere determinati scempi sul campo. Quindi io ad esempio sono perfettamente d'accordo alla Moviola, anche perché potrebbe tra virgolette aiutare gli esseri umani, aiutare gli stessi arbitri. Assolutamente sì, con Maria Grazia De Chiara ci ritroviamo tra pochissimo, facciamo la nostra seconda e penultima interruzione pubblicitaria prima del nostro carrello pubblicitario, però voglio ricordarvi che con Sorrisi e Palloni e con Terzo Tempo potete andare gratis a vedere Napoli-Pescara. Volete sapere come? Basta fiondarvi davanti al vostro PC, mettete tra i destinatari di posta elettronica Terzo Tempo 271 a numero @gmail.com nell'oggetto risposta al quiz. Contenuto della mail deve essere la risposta a questo quiz. Di quale partita si tratta? In che anno è stata giocata? Come è finita? E quali sono i marcatori? Scriveteci a terzotempo271@gmail.com. Tutte le risposte corrette saranno in diretta con noi la domenica nel post partita e tra di voi una sola persona se ne andrà gratis allo stadio. Questa settimana in palio i biglietti di Napoli-Pescara, partita in programma domenica 2 dicembre alle 12.30 allo Stadio San Paolo. Sei pronto? Sfida gli altri, prova ad andare gratis allo stadio. Azzurro.it, Maria Grazia De Chiara, stiamo parlando ovviamente di questa marcia di avvicinamento a Napoli-Milan in programma sabato sera. Noi seguiremo l'evento, ovviamente ci saremo nel post partita dalle 22.40. Voi che cosa fate sabato sera? Beh certo, incollati al 271 per vedere il Terzo Tempo di Napoli-Milan qui su Capri Event, tutto in diretta con Nello Odierna che sarà dall'esterno dello Stadio San Paolo tra la curva B e la tribuna Posillipo, sarà piazzato lì per dare voce e visibilità e spazio e libera espressione ai tifosi. Torniamo però a parlare con Maria Grazia De Chiara di questa partita, che è la partita, abbiamo detto, di Insigne e di El Shaarawy. Però oggi ha parlato anche Cannavaro, ha detto io voglio dare un avviso alla Juve, come se avesse dato una risposta a Platini. Platini ha detto la Juventus vincerà lo scudetto. Cannavaro ha detto io voglio avvertire la Juventus, ci siamo anche noi per lo scudetto. Ha ragione. Io preferisco andare un po' con i piedi di piombo, più che altro per questa discontinuità che ha il Napoli, l'abbiamo vista anche l'anno scorso, quindi. Però mi piace questo spirito che ha questo giocatore, anche io ho letto un po' le dichiarazioni che ha rilasciato e in pratica ci sono state soprattutto alcune che mi sono piaciute, in pratica è come se mi avesse dato l'impressione che non soltanto la squadra sia unita, però che la squadra sia unita con il tecnico, quindi che abbiano formato completamente gruppo. Visto e considerato che sono stata la prima a dirlo, ma sicuro che va tutto bene nello spogliatoio, comunque a porre queste domande, ma che cosa sta succedendo? Anche il tecnico, che comunque lo vedo un poco più sfasato. Diciamo che è come se Cannavaro, tra virgolette, avesse
un po' smentito le mie preoccupazioni e comunque è come se avesse dato le giuste garanzie. La cosa che mi è piaciuta molto soprattutto è stata quando lui ha detto che non ci sono prime donne. Questo vuol dire che questo quindi sì, è importante, però c'è da dire che anche De Laurentiis in passato ha sempre dichiarato che lui voleva cercare di costituire uno spogliatoio dove tutti fossero protagonisti e non ci fossero appunto delle prime donne. Magari forse anche per questo qualche giocatore, non facciamo nome, però qualche giocatore è andato via. Tu ce l'hai proprio con Ezechiel? No, l'avessi assolutamente, io non ce l'ho con lui, anzi ti dico che era il mio pupillo in passato, ancora tuttora. E infatti gli auguro tantissimo bene dove è adesso. Però io non penso più che altro a lui, io penso più a qualcun altro che magari poteva essere un po' più prima donna. Abbiamo comunque visto in passato discussioni, qualche rapporto un po' travagliato con il mister. Beh, quindi fai il nome. Il Mota. Ah, ok. Walter diciamo Gargano. Così. Se Gargano. Non è Lavezzi e Gargano. No, ci no, seguono, lui, ci seguono me. Attraverso lo streaming. Io li voglio salutare tutti gli amici da caprievent.it, da un po' da tutta la penisola. Qualche volta ci chiamano dalla Puglia, spesso ci inviano anche messaggi dal Nord Italia, dall'Emilia Romagna, da Modena, da Bologna. Stasera c'è un amico, mi segnalo dalla regia, che ci segue da Roma. Buonasera. Buonasera. Buonasera, con chi abbiamo il piacere e l'onore di parlare? Con Antonello. Antonello, benvenuto tra noi. Buonasera. Allora, dici tutto. Intanto, abbiamo visto dei buoni risultati quando Mazzarri ha trasformato, diciamo così, la squadra con un 4-2-3-1 nella scorsa partita. È un modulo che potrebbe essere congeniale a Insigne, ma volevo chiedere, secondo voi non è meglio lasciare Insigne libero di giocare dietro le punte anziché relegarlo nella parte sinistra del campo solamente? Bella domanda. Sì. Solo questo ci volevi chiedere, Antonello? Sì, solo questo, e poi mi complimento perché siete bravissimi. Grazie, 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 grazie di cuore. Salutiamo Antonello da Roma e io ti dico che il 4-2-3-1, Antonello, dalla TV ti diamo la risposta. È un ottimo modulo, ma non credo che Mazzarri lo adotterà. Esalta Insigne quando Insigne è libero di svariare. Secondo me a sinistra, dietro le punte, va bene Insigne, ma libero, diciamo, sulla sinistra, quando attacca gli spazi, secondo me rende di più. Almeno quello sta dimostrando in questo periodo. Poi possiamo essere smentiti. Certo, voglio certo. Anche sentire Maria Grazia De Chiara. Sì. No, lo penso anche io. Io penso che questo invece sia il modulo proprio perfetto e adatto ad Insigne. Noi lo abbiamo potuto vedere sia contro il Dnipro e sia contro il Genoa. Io penso una cosa. Allora, questo ragazzo ha bisogno comunque di un certo spazio sul campo e soprattutto ha bisogno di svariare, però contemporaneamente gli devi dare comunque la giusta disciplina. Secondo me questo tipo di modulo è proprio congeniale. È congeniale 4-2-3-1. Sì, secondo me sì. Comunque per la sua fantasia, e poi abbiamo visto anche i risultati. Io ho visto un Insigne completamente brillante, completamente a suo agio in questo modulo. L'unica cosa che mi dispiace è che bisogna vedere se poi Mazzarri lo metterà in campo fin dall'inizio oppure preferirà sempre partire con la difesa a 3, il classico modulo che comunque lui ha seguito, ha sempre messo in campo, e poi effettuare una variazione in corso di partita. Secondo me, anche per sorprendere un pochettino di più l'avversario, dovrebbe incominciare a variare il modulo però fin dall'inizio, anche perché poi non si sa Allegri che cosa metterà in campo, potrebbe anche mettere in campo lo stesso modulo, anche perché ha comunque giocatori adatti per poter, diciamo, farlo, sì, nel migliore dei modi. Quindi speriamo di essere stati esaustivi nella risposta al nostro amico Antonello. Intanto, con altre due immagini, cambierei un attimo argomento, volterei pagina, mi proietterei a tra due mesi, perché dal 1° gennaio parte il mercato di riparazione. Il Napoli sta cercando, benché che ne dica il nostro Riccardino, che dice non abbiamo bisogno di un vice Cavani, non arriverà un calciatore solo se è più forte di Vargas. Vabbè, non ci vuole molto praticamente. Ma non per Vargas, perché non sta rendendo nel Napoli. Guardiamoci queste due immagini. Prima ci vediamo, oh, grande Gianni Orefice che è veramente in sintonia piena con noi. Allora, Sergio Floccari. Io resterei su questa immagine. Sergio Floccari è alla Lazio, non è titolare, Mazzarri lo vorrebbe, 32 anni,
La Lazio non lo vuole dare in prestito a gennaio, ma lo vorrebbe vendere e vorrebbe addirittura monetizzare 5 milioni di euro. È un affare, secondo Maria Grazia De Chiara, utile per questo Napoli? Sì o no? Secondo me no. E ti spiego anche per quale motivazione. Un vice Cavani, ok, allora dovrebbe essere comunque un giocatore che parte dalla panchina. Questo giocatore vuole partire dalla panchina? Cioè andrebbe a fare la panchina al Napoli come la sta facendo la Lazio? Mi sembra un pochettino strano. E poi non solo, comunque bisogna vedere quanto vuole lo Tito per questo giocatore. Ovviamente a gennaio non se ne parla, perché almeno per quello che ci ha fatto capire la società non hanno intenzione comunque di fare, vabbè, Riccardo Bigon dice che non abbiamo bisogno di nessuno, ok. Però anche se in realtà avessimo bisogno di qualcuno, sicuramente non hanno intenzione di fare chissà quale tipo di investimenti, comunque di spendere così tanti soldi, perciò quindi, e sappiamo che lo Tito quando si tratta di cedere... Non abbiamo mai fatto affari con la Lazio, non mi ricordo a memoria. No, proprio perché ci sono questi problemi appunto di congiunzione a livello economico. Ci sono alcuni presidenti con i quali non fa affari De Laurentiis, tra i quali c'è anche lo Tito, c'è anche Cairo Ogbonna, tutta la trafila, sì vabbè. Lasciamo perdere, invece guardiamoci la prossima immagine, perché da Tutto Sport oggi è stata lanciata un'indiscrezione. Potrebbe esserci un vice Cavani a sorpresa, maturato come idea proprio al Marassi, ed è Ciro Immobile. Ciro Immobile, che è l'attaccante del Genoa, che è un attaccante conteso tra Genoa e Juventus, è in comproprietà tra le due squadre, editore annunziata, è un napoletano, e non è molto molto simpatico, ma non gli è molto simpatico Del Neri, non ha un grande rapporto con l'attuale tecnico del Genoa. È vero che Del Neri è alla sua quinta panchina, è forse... potrebbe essere l'ultima panchina, cambiando l'allenatore potrebbe rinnovarsi un rapporto idilliaco con il tecnico in panchina dei Grifoni, però è stato fatto questo nome. Adesso, al di là dei sogni, perché comunque Ciro Immobile secondo me potrebbe essere per lui e per soprattutto noi. Con Insigne, voglio ecco, dire ritroverebbe Insigne. Ritroverebbe Insigne, potrebbe essere proprio lui il giocatore giusto secondo Maria Grazia De Chiara. Secondo me, ad esempio, Immobile sì, anche se bisogna verificare poi sulla sua continuità, continuità di prestazione e continuità di rendimento, perché ad esempio non si capisce se lui sia un po' come Montolivo, un dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché ad esempio abbiamo notato che con il Genoa ha fatto delle cose superbe, veramente superbe domenica. Ieri invece in nazionale non mi è piaciuto più di tanto, cioè anzi diciamo che è stato... No, assolutamente non mi è piaciuto per niente, era molto lento, molto prevedibile, quindi abbiamo visto comunque un Immobile completamente diverso. Abbastanza immobile. Molto, molto fermo, molto Immobile. Molto degno del suo nome. Sì, assolutamente. Però io ad esempio potrei vederlo al Napoli, anche perché comunque c'è il fattore età, e magari sì, ha bisogno anche lui però di avere la fiducia giusta, ha bisogno comunque di avere persone che puntino su di lui e quindi anche di maggiore spazio, e infatti su questo ho sempre un po' paura, visto e considerato che è un giovane, però secondo me sì, c'è il carattere. E poi questa cosa che ritroverebbe Insigne, a me piaceva molto quella coppia con il Pescara, quindi poteva mi piacerebbe anche Verratti con Napoli, se ci pensiamo, si ritrovavano i tre gioielli di Pescara. Vabbè, peccato. Ci dobbiamo fermare, prima di fermarci però, giusto se ce la facciamo al volo, Gianni, vorrei far vedere questa immagine De Laurentiis e De Magistris, perché al rientro dalla pubblicità, prima di collegarci con Salvatore e poi salutarci, vorrei parlare, ma giusto due minuti con te, di questo botta e risposta tra De Magistris, o meglio, attenzione, facciamo i dovuti distinguo, l'amministrazione comunale e la società sportiva Calcio Napoli in merito ai tabelloni che saranno al loro esordio, debutto ufficiale sabato sera contro il Milan. Però se volete vincere il biglietto di Napoli-Pescara, c'è un messaggio che dovete seguire adesso. Di quale partita si tratta? In che anno è stata giocata? Come è finita? E quali sono i marcatori? Scriveteci a terzotempo271@gmail.com. Tutte le risposte corrette saranno in diretta con noi la domenica nel post partita, e tra di voi una sola persona se ne andrà gratis allo stadio. Questa settimana in palio i biglietti di Napoli-Pescara, partita in programma domenica 2 dicembre alle 12:30 allo Stadio San Paolo. Sei pronto? Sfida gli altri!
prova ad andare gratis allo stadio. Siamo nel gran finale di Sorrisi e Palloni, manca veramente qualche giro di lancette d'orologio, poi lasceremo spazio al TG Isola Verde in diretta con Gaetano Ferrandino direttamente dall'Isola Verde di Ischia e poi alle 20.45 Italia-Francia, però qui su Capri Event stasera c'è il programma di Italo Palmieri e dobbiamo assolutamente vederlo, quindi state incollati, si parla di calcio, di donne, pallone, 100% match. A mezzanotte Sorrisi e Palloni ritorna in replica, ormai è la vostra ossessione. Voglio salutare gli amici della Russo Group tipo litografia che c'è vicino, i nostri partner, gli amici di Volla, Mario Russo in via Rossi, Mario Russo in via Mario Rossi, Rossi. Siamo con le parole straordinario, ci sono al nostro fianco, sono i nostri partner e vorrei sentire in 60 secondi prima di andare da Salvatore Gisonna, Maria Grazia dechiara sull'argomento tabelloni. Fanno il loro esordio al San Paolo, però c'è stato un battibecco tra il Comune e il Napoli. Il Comune ha detto, voi non ci avete chiesto mai l'autorizzazione perché non volevate perdere posti per i biglietti. Il Napoli ha detto, io te l'ho chiesta l'autorizzazione a marzo 2011 e non avevo motivo di non vendere biglietti, perché dove voglio mettere i tabelloni al terzo anello, distinti e tribuna, già non vendo da anni. Appunto, quello dov'è che penso verità? Io, infatti, dov'è la verità? Dov'è questa domanda verità? Rispondi con domanda, infatti, vabbè, non ti vuoi sbilanciare. No, okay. No, non è questione di non sbilanciarmi, è semplicemente che noto che questi problemi tra l'amministrazione comunale e la società SSC Napoli si verificano spesso, ma comunque per quanto riguarda qualsiasi tipo di argomento. Io non so fino a che punto... Appunto, non so dove si trovi la verità, perché effettivamente le spiegazioni che ha dato De Magistris sono giuste, però anche le spiegazioni che ha dato De Laurentiis sono giuste, quindi appunto... Lo scopriremo solo vivendo, però sabato ci saranno i LED tranquilli per tutti i tifosi del Napoli che affolleranno in questa notte magica, la 13ª giornata in anticipo, ci saranno i tabelloni, faranno il loro esordio. Io devo ringraziare ancora una volta Maria Grazia De Chiara per essere stata al mio fianco con pianetazzurro.it. Se abbiamo giusto un secondo, Gianni, la copertina di Pianeta Azzurro, perché in distribuzione dovresti averla, la copertina di Pianeta Azzurro è in distribuzione, allora in punti vendita dislocati in tutto il territorio, già il cartaceo di Pianeta Azzurro, voi siete ormai un circuito, trasmissione televisiva, cartaceo, un po' di tutto, e ne facciamo un po' di tutto. E Pianeta Azzurro è un pianeta, quindi come giusto che sia. E su pianetazzurro.it ci sono tutti i punti di distribuzione, mentre già fuori allo Stadio San Paolo sabato sera ci sarà la distribuzione, quindi andrete allo stadio e vi potete leggere anche Pianeta Azzurro. Detto questo, grazie ancora una volta a Maria Grazia De Chiara, a Gerardo Tucci in regia, il nostro Matador, a Gianni Orefice il Magnifico, a voi tutti per la cordiale attenzione, per l'interazione, per la voglia di stare tutte le sere con noi. Io vi auguro una buona serata da parte di Bruno Gaipa, tutto, ci vediamo domani alle 7 in diretta, ultimo appuntamento settimanale, invece in radio dall'1 alle 3 a pranzo su Radio Punto Nuovo. Salvatore Gisonna, buonasera, dove sei? Buonasera Bruno Gaipa. Adesso sono Bruno Gaipa. Per gli amici quell'altro. Buonasera Bruno Gaipa, come stai? Bene, ieri sono stato un po' permaloso, mi devi scusare, ma ero preso proprio dall'amarezza, mi sono un po' offeso, devo dirti la verità, e non ho voluto darti molta soddisfazione, ma chi offende lo è ancora più. Comunque torniamo, volevo dire, Italia-Francia questa sera, amichevole, che si giocherà a Parma. Ma andare a Parma, non lo sapevi, non è grave. Ieri non te l'ho voluto dire perché mi hai dato del bravino. Quindi può capitare che non lo sai, voglio dire, Parma. Non è che sia, diciamo, indice di competenza sapere dove si gioca Italia-Francia, voglio dire, un amichevole. Comunque, in tutti i casi, tu stasera la guarderai? Anche no. Cosa farai? Tante cose che tenga fatta a guardare Italia Francia stasera. Vabbè, però è sempre una sfida dal sapore, come posso dirti, europeo, mondiale. La Francia molto spesso in finale con noi, ci ha rubato un europeo. Insomma, sono i nostri rivali quasi storici, no? È un giro in porto, non ce lo mettiamo. Ce lo mettiamo. Si giocava a Napoli prima della partita, era un giro in porto. Bene, oggi, amichevole, figurati. Salvatore, oggi è 14 di novembre, tu dici, vabbè, e che cosa succede il 14? Che succede? Niente in particolare, però si avvicina il mercato di gennaio. Del calcio. Siamo a 47 giorni dall'apertura ufficiale del mercato. Vuoi un nome caldo per il mercato? Vorrei sapere, secondo te, caldo per il mercato di Napoli? Già sta a Napoli. Tavernello. Chi? Tavernello. Tavernello. Vabbè, mi ha rosato, mi ha ovino.
la facciamo sta cantina perlomeno l'allestimo. Però che rosa di sta ambriaco ultimamente, troviamogli una giustificazione a suo aiuto che sta ambriaco. Vabbè Salvatore, io invece parlerei di Edu Vargas. Sì stavolta voglio parlare di Edu Vargas. Ma è vero? Allora ti spiego, praticamente voci di corridoio confermano che Edu Vargas sarebbe sulla finestra di gennaio. Mi industrugato una serata. Io lo so, perché tu sei un estimatore di Edu Vargas. Ma tu tifi per Turboman? Casa ne va, sì, assai. Tu gli hai dato poca fiducia, Salvatore? No, in Giarungo proprio. Sì, Giarungo, cioè, come c'ha girato, me l'ha giubicchiato pure, sinceramente. Vedrai che appena va via da Napoli, Vargas esploderà. C'è un solo modo per far esplodere a Edu Vargas. Oh, andarsene da Napoli. Da fuga amicata. L'unico modo nel quale può esplodere Edu Vargas è da fuga amicata. Tutto bene, bro. Vogliamo fare un'opera buona per Edu Vargas? Sì. Tu, mamma, cominci a coprire il primo giornalare, tutto concorso. Tu vuoi apportare fino a... Ma con tanti mestieri, non mi fa da fare il tuo calciatore. Ho capito, ma quindi, magari non è la sua aspirazione. È portatissimo per un mondo immobile e c'ha una carriera da Ikea avviatissima. Vabbè, ok. Che ne sai tu? Che ne sai tu di quello che può fare nelle altre squadre? Uno che è stato definito il pallone d'argento... Io quello che può fare non lo so. Una cosa so... A che Piero, cucchilli Piero, non è proprio cosa sua, guarda, non è proprio cosa sua. Vabbè. Vendiamolo. Pigliamoci, sì, ma probabilmente il Napoli lo cederà a gennaio. No, ma perché su probabilmente? È perché non possiamo dare notizie ufficiali ora che non siamo nella finestra di mercato. La proiezione... Ma fomentiamo queste notizie ufficiali, fomentiamole. Io credo che anche lui se lo aspetti, Edu Vargas, perché qui... In questo Napoli non può avere troppo spazio per quello che ha dimostrato. Secondo me già ne ha avuto assai. Pensano poco come stanno le cose. Va bene. Un aggettivo per Edu Vargas, con tutto che voglio bene, amico mio. Raccapricciante. No, poverino. Non esiste un torto e nemmeno una ragione. Ci stiamo già arricchendo se c'è la tua opinione. La sola verità che il calcio può segnare è quella dei tifosi che possono parlare. Sorrisi e pallone, la voce dei tifosi. Sorrisi e pallone, grida la passione. Sorrisi e pallone.